Cari amici, eccoci in un sentierino del nostro parco didattico riservato alla masterclass. La masterclass vuol dire un momento di insegnamento della natura, della medicina naturale, che non è solo un insegnamento così in aula, lezione, sui libri, eccetera, ma è anche vediamo qui in natura. Ecco. Questo piccolo sentiero vuole parlarci dell'evoluzione delle piante. Qui siamo partiti dalla pianta più antica, la pianta più antica e anche più robusta, questa pianta che viene dall'era secondaria e che è sopravvissuta alla bomba di Hiroshima, eccetera, eccetera. Non solo vedete la pianta, bellissima pianta, ma vedete anche delle piccole piantine figlie, perché ho cercato anche di, possibilmente, non solo di comprare la piantona, ma di prendere anche delle piantine figlie che poi vado a mettere nell'ambiente. Quindi vedete il ginkgo biloba, la pianta preistorica che c'è ancora tra noi, questa pianta che viene dall'Asia e che adesso la troviamo molto spesso nei giardini, con proprietà, le foglie hanno proprietà meravigliose perché è il grande anti-aging, antiossidante, attivatore della microcircolazione e così via, quindi ha una forza veramente incredibile. Poi cominciamo a vedere le conifere, il successivo momento evolutivo. Qui vedete un bellissimo, anche se piccolo, esemplare di cedro del Libano, questi che poi diventerà un cedro simile a quelli che si vedono proprio sulle montagne del Libano. Qui vedete un cipresso, quindi una conifera, una cupressacea, una pinacea, una cupressacea. Cipresso, che questo ne parleremo, per il suo uso sia come olio essenziale che come frutto del cipresso. Poi andando avanti vediamo le piante più evolute. Qui vedete una tilia tomentosa che non è proprio in pienissima forma, però sta rimettendosi in forma grazie all'energia che cerca di trasmettere. Questa tilia, che è la pianta delle somatizzazioni, è la pianta calmante del sistema nervoso. E poi qui c'è una bellissima pianta di ippocastano, pianta molto forte. Dall'ippocastano ricaviamo queste castagne, diremo, che si usano moltissimo per i problemi di tipo venoso, pianta molto importante in questo periodo dell'anno. Questo ha fatto già i suoi fiori e farà dei bellissimi frutti. E poi una pianta molto particolare, un pochino in crisi, diremo, in questo momento, perché è una pianta molto, molto irosa e molto caratteriale, che è il faggio. È una pianta che in realtà, qui siamo 500-600 metri, cioè una pianta che cresce sui 1000 metri. Io l'ho piantata lo stesso, cerco di adattarla. Lui è qui che lotta, però in realtà ha avuto un momento di esitazione, qualche foglia gialla, ma adesso sta rimettendosi. Comunica attraverso le sue radici, pianta abbastanza aggressiva. L'ho messo qui isolato, pianta molto evoluta, e vedete quindi questo percorso. Vediamo le piante, ne abbiamo parlato delle proprietà terapeutiche, ma le vediamo, è bello parlare con queste piante, parlare con questo incavolatissimo faggio, parlare con le piante e vederle in natura, percepire la loro energia. Questo è importante e questo è quello che vorrei trasmettere con la masterclass, capire perché usiamo le sue foglie e così via. Ecco. Quindi penso che ne parleremo molto e ribadisco, masterclass è medicina naturale attiva, medicina naturale vissuta veramente e non solo teorico. Arrivederci al prossimo video.